12, 13. Aumenta di 1, grazie. 12 più 1, 13. Siete una delusione, Apple. Non pensiamo alla notch. La notch che rimarrà pure quando le macchine voleranno. Niente. L'impronta digitale la odiano sugli iPhone. Di festeggiare una statua per Apple, il 120 Hz. Finalmente, grazie Apple, il 120 Hz sugli iPhone. Ok, penso sappiano dove si tenga un Apple Watch. Evento Apple, 14 settembre. Evento Apple, 14 settembre. E devo dire che mi ha parecchio deluso, ma non del tutto. Ma andiamo con ordine. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come già ben sapete, il 14 settembre è stato presentato da Apple un nuovo evento dove presentavano l'iPhone 13 e tutta una valanga di roba. E devo dire che non mi è piaciuto particolarmente, hanno mancato davvero tantissime robe che noi ci aspettavamo uscissero in questo evento, ma non sono uscite. Io direi di riassumere questo evento in diverse parti. Direi di partire direttamente dall'inizio dell'evento. Partono con Apple TV Plus, tanti film, tante serie TV, The Morning Show. Bene, volete un applauso? Andiamo avanti, iPad. Partiamo con il nuovo iPad base, quello con le cornici davvero molto spesse. Non capisco perché presentano ancora ste robe, anche perché i tablet, specialmente i tablet, non mi aspetto che qualcuno si compri un tablet con delle cornici davvero molto spesse. Io personalmente un tablet con le minimi cornici, bravi. iPadOS 15, molto bello, nuovo sistema operativo che ormai tutti avremmo già provato in beta, i widget, il multiscreen, bla bla bla, molto bello, iPadOS 15. E poi parliamo dell'iPad base. L'iPad base che ha il 20% in più della CPU e il 20% in più della GPU. Niente male, puoi giocare, puoi disegnare, è compatibile con qualsiasi pennino Apple, fotocamera migliore. Wow, bello tutto questo. E arriviamo a qualcosa che mi ha stupito parecchio, l'iPad mini. Niente male l'iPad mini, un dispositivo davvero piccolo con 8.3 pollici. Io sinceramente lo comprerei come un cellulare molto grande più che un tablet molto piccolo. Perché comunque è niente male a utilizzare un dispositivo piccolo al posto del cellulare. Magari c'hai il cellulare in tasca, vuoi, che ne so, guardare dei grafici, disegnare, qualcosina del genere, ti prendi l'iPad mini 8.3 pollici, niente male, piccolino, lo metti in tasca, lo metti nella borsa, qualsiasi cosa e va bene. Quindi mi è piaciuto l'iPad mini, molto molto veloce, con bordi molto sottili. Tra l'altro sì, i bordi li hanno rimpiccioliti molto e questo mi è piaciuto davvero tanto. Ha il Touch ID sul pulsantino sopra, tra l'altro hanno spostato pure gli altri pulsanti dall'altro lato, sempre sopra. È molto più veloce, ha il 40% in più della CPU e l'80% in più della GPU. È disponibile Wi-Fi e sia con i dati mobili, perché supporta pure il 5G, quindi davvero mi ha stupito l'iPad mini. Ha la USB-C e le fotocamere, devo dire che penso le abbiano migliorate in base alle loro parole. La fotocamera frontale ha ben 12 megapixel con apertura f1.8, mentre la fotocamera frontale c'ha ben 12 megapixel ed è ultra wide. Wow! È disponibile in diverse colorazioni, e parliamo di grigio siderale, rosa, viola e galassia, il nuovo colore che hanno presentato in questo evento. E wow, lo prenderei? Sì, lo prenderei per provarlo, un dispositivo più piccolo. Magari c'è gente che pensa in grande a prendere un tablet sempre più grande, provare qualcosa di molto più piccolo sarebbe, sì, da provare. È disponibile in 64 GB e in 256, e i 64 GB partono da un prezzo di 559 euro, invece il 256 a partire da 729. Forse 729 è un po' eccessivo per un iPad mini, abbasserei il prezzo io sinceramente, ma lasciamolo così. Direi di continuare con il nuovo Apple Watch, che è Apple Watch serie 7.
non è che mi abbia stupito molto rispetto agli altri Apple Watch. La cosa che mi è piaciuta davvero molto è che hanno rimpicciolito le cornici, sono ancora più sottili e tra l'altro durante l'evento in live su YouTube hanno messo a confronto con gli scorsi Apple Watch fino all'Apple Watch serie 3. E devo dire che questa cosa qui in live mi è piaciuta perché mi ha fatto notare che in questo ambito Apple ci ha lavorato a rimpicciolire le cornici di un Apple Watch, un dispositivo molto piccolo che si tiene al polso. Sì, ok, penso sappiano dove si tenga un Apple Watch. E devo dire sì, mi è piaciuto. Parlando di Apple Watch, hanno portato una nuova funzione sull'Apple Watch per chi è molto più sportivo e esce in bici, c'è la nuova funzione Bike. E tra l'altro nell'Apple Watch hanno implementato la tastiera, e vabbè, la tastiera con gli emoji credo ci sia già, però una cosa bella è che hanno messo la tastiera su schermo. E tra l'altro lo schermo è ancora più resistente, è molto più resistente, resistente agli urti, cadute, sassi, pietre, macchine, camion. È disponibile in diversi colori, con i nuovi ovviamente è disponibile in diversi colori e tra l'altro con i nuovi cinturini di Apple, e il prezzo parte da $399. Direi di passare direttamente a Apple Fitness. Wow, Apple Fitness è niente male, un'applicazione, un abbonamento per chi è sportivo, fa allenamenti, meditazione, tutte quelle robe lì. Apple Fitness potrebbe sembrare utile, un abbonamento che vi permette di allenarvi in santa pace oppure con gli amici che vi disturbano. Con Apple Fitness Plus potete allenarvi, meditare oppure delle skills con un programma di allenamento personalizzato o no, non lo sappiamo questo ancora, ma sì, è un'applicazione che è un'applicazione barra abbonamento che serve per chi è sportivo. Ovviamente è disponibile anche su Apple Watch, su iPhone, e come vi ho già detto prima potete allenarvi con gli amici, una roba simile a Google Meet ma con Apple, ecco. E ciò si chiama Group Workout. Poi per chi non ha l'Apple Watch può usufruire di un mese gratuito, invece per chi possiede Apple Watch ben 3 mesi gratuiti. Questa che attiva il suo superpotere. Poi arriviamo ad iPhone. Incredibile che iPhone abbia mantenuto l'iPhone 13, la serie mini dell'iPhone. Quindi abbiamo iPhone 13, iPhone 13 mini come ben detto, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. No. People love iPhone. People love iPhone. iPhone 13. Niente male, iPhone 13, notch più piccola, wow, grande rivoluzione nel 2021, notch più piccola, incredibile, mi aspettavo che la togliessero la notch sinceramente. Quando la toglieranno la notch, qui tutti i cellulari non avranno più la fotocamera, magari pure il Nokia 3310 non ce l'avrà il Nokia 3310, ma in confronto all'iPhone 13 devo dire che non ha cornici il Nokia 3310, manco la notch c'ha. Wow. Parliamo della fotocamera. Fotocamera dell'iPhone 12, dell'iPhone 13, aumenta di 1, grazie, 12 più 1, 13. iPhone 13, doppia fotocamera in diagonale. La fotocamera frontale non c'è. Perfetto, fotocamera frontale, cercatevela sul sito Apple. Fotocamera invece quella posteriore, abbiamo un ultra wide 12 megapixel, wow, apertura 2.4, new faster sensor, wow, bello, niente male. Tra l'altro nella seconda fotocamera abbiamo un nuovo sensore presente in tutti gli iPhone 13, questo invece mi ha stupito, perché questo sensore qui permette la stabilizzazione. Non abbiamo il video che parte. Oh, tizio, parla, grazie. Abbiamo il nuovo sensore che ci permette della stabilizzazione. Incredibile, presente in tutti i 3 modelli, non solo quello Pro. Wow, bello. Tra l'altro, parlando di fotocamera, hanno implementato una nuova funzione cinematographic.
Parliamone. Allora, parliamone. La cinematic mode in pratica sarebbe la roba della messa a fuoco che notiamo nei film. Ad esempio, vi faccio un esempio, questa. Questa qui. Un iPhone non credo lo faccia così fast. Però sì, è questa roba qui dello sfocato. Incredibilmente l'iPhone 13, aia, si sta riscaldando la fotocamera, sta attivando pure lui il suo superpotere. Incredibilmente tutti e 13 gli iPhone, sì, l'iPhone 13 e tutti e 4, l'iPhone 4 e tutti e 13, sì. Tutti e 4 gli iPhone, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, hanno tutti questa cinematic mode incredibile, bellissima, fantastica, e poi fanno una sceneggiatura a stile film. Bravi Apple, volete un applauso? Perfetto Apple. Basta. L'iPhone 13 è disponibile in 5 colorazioni: rosa, blu, mezzanotte, che sarebbe un blu scuro nero, galassia, come la galassia nota decima, Galaxy, bello, e Product Red. Wow, bello, scrivete nei commenti quale vorreste prendere voi. È disponibile in 128 GB, 256 e 512 GB e parte da un prezzo di 939 euro. Il 128. Il 13 normale è 5, il 13 normale è 6.3 pollici, il 13 mini è 5.8 pollici. Poi hanno presentato la 15 Bionic. iPhone disponibile con nuove cover e MagSafe. Passiamo direttamente all'iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, perché mi sono stufato di parlare di Apple. Dio santo, che si dimenticano l'impronta digitale pure in un cellulare del 2021. 13 Pro 6.1 pollici, 13 Pro Max 6.7 pollici. Abbiamo una fotocamera wide dell'iPhone 12 Pro e del Pro Max. Il Pro 12 Pro Max, abbiamo una fotocamera, quella in basso, una fotocamera wide con un'apertura 1.5. Wow, tutto è bello. Basta. Grazie. Quella centrale è ultra wide, f1.8 apertura, e quella superiore è telephoto. Disponibile in 4 colorazioni: azzurro sierra, argento, oro e grafite. Azzurro sierra, il nuovo colore, mi piace davvero un sacco l'azzurro sierra. Se dovessi prendere un iPhone, lo prenderei azzurro sierra, l'iPhone 13 ovviamente. Incredibile ragazzi, incredibile, l'iPhone 13 è presente il 120 Hz. Il 120 Hz, è ora di fare un coro per Apple, è ora di festeggiare una statua per Apple. Il 120 Hz, finalmente, grazie Apple, il 120 Hz sugli iPhone. Ma scusate, parlate tanto delle foto, video e di tutto, ma scusate, le impronte digitali dove sono? Scusa, le impronte digitali ci vanno, perché sta mascherina qui davanti al viso non ti legge la faccia, l'iPhone non ti legge la faccia, niente. L'impronta digitale la odiano sugli iPhone, sul tastino, almeno su quel tastino laterale che va distrutto come sull'iPad mini, per piacere, almeno quello, no, non lo volete. Le nuove AirPods che dovevano essere presentate così? Apple, c'è bisogno che qualcuno ve lo ricordi? Siete una delusione, Apple. Ok, tutto è bello, cinematic mode, bla bla bla, iPhone qui, iPhone lì, iPad mini qui, Apple Watch serie 7 lì. Ma scusa, le cose importanti dove le mettete? Dove le mettete le cose importanti? Non siamo nell'era delle foto e dei video. Le cose importanti, abbiamo bisogno di impronte digitali e magari le AirPods. Vabbè, le AirPods neanche mi lamento molto, ma le impronte digitali è una cosa essenziale. Vabbè, poi non pensiamo alla notch, che rimarrà pure quando le macchine voleranno, ma questo è un altro caso. È una delusione. Ok, tutto è bello, mi è piaciuto l'evento, wow, niente male. Però sono rimasto abbastanza deluso da Apple. Io non dico altro, vi lascio alle vostre decisioni. Ditemi qui sotto nei commenti se vi è piaciuto l'evento. No, un'attacca qui, fotocamera che si surriscalda ed esplode la carica. Com'è?
com'è stato questo evento, vi piace il nuovo iPhone 13, bla bla bla. Lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video.